19 settembre 2022, partiti da Frassinè a Gordino, circa 2 ore fa abbiamo superato il rifugio Scarpa e ora ci stiamo dirigendo verso l'attacco della via ferrata Stella Alpina al Monte Agnier. Arrivati ora all'attacco della via ferrata, cominciano i tratti più impegnativi della ferrata. Qui siamo su questo cammino che comincia a tirare. Superato il cammino iniziale, molto impegnativo, qualche problema. Ma si va su. Altro cammino. Zaini grandi mettono un po' di difficoltà in più. Partono gli ultimi tiri delicati. Ci stiamo mettendo più del previsto. Arrivati alla presunta placca finale, dovrebbe essere questa, in teoria, dopo dovrebbe essere finita, tosta. Finita la ferrata a mezz'oretta circa, partita la rampa verso il bivacco che è lì dietro, al confine con l'ombra. Sembra non finire più. Dovrebbe mancare molto, ma non finisce più. Dopo tanto appare il bivacco. Arrivati in forcella. Dopo praticamente 7 ore e mezza. Lì c'è il bivacco. Eccoci arrivati. Dai. Ci vuole abbastanza mai. Pensavo meglio. Ore 8, letti preparati, telefono non prende, non si può fare niente. Buono. Ore 6, si parte per la cima. Ci vediamo su.
anche qui ci stiamo mettendo più di previsto. C'è questa rampa finale e dietro c'è il bivacco. Ora devo mancare poco. Dopo gli ultimi metri di presa elevati, montagnere. Siamo in partenza, direzione Rifugio Scarpa, e poi da lì fino alla macchina. Si parte. Partiti ormai da 2 ore e mezza abbondanti dal bivacco, manca poco per il rifugio Scarpa. Arrivati al rifugio Scarpa, ora manca un'altra oretta fino alla macchina. Qui si può vedere bene il giro che abbiamo fatto, ossia qui la ferrata Sella Alpina, tutto il traverso fino al bivacco lì nella Forcella, salita Lagnier, ritorno al bivacco e via normale, appunto fino a qui.